sì. Non è che si capisce. Buonasera, siamo qui all'EFE, alla piazza del municipio, dove tra pochi minuti ci sarà la presentazione ufficiale di quello che è il nuovo portale delle Cinque Terre da Valgandino, del distretto delle Cinque Terre da Valgandino, che da anni sta portando avanti davvero avvenimenti importanti, ma non solo, spazio alla cultura, spazio davvero allo sport e a tantissime cose. Con noi c'è Giambattista Gherardi, uno dei membri fondatori, che ci presenta quello che sarà questo nuovo portale, perché essere aggiornati sul web è importante. Sì, buonasera a tutti, buonasera a tutti gli amici della Valgandino e non solo, perché il web è evidente, può raggiungere qualsiasi parte del mondo anche in tempo reale, come stiamo facendo con gli amici di Valseriana News. La serata di questa sera è una serata semplice evidentemente, ma altrettanto importante. Presentiamo infatti il nuovo release di quello che è il sito internet delle Cinque Terre della Valgandino. Di fatto è anche un po' una festa di compleanno, perché quest'anno ricorrono i 10 anni dalla fondazione di quello che è stato uno dei primi distretti dell'intera Lombardia. Ricordiamo che in provincia di Bergamo, proprio nel 2009, nacquero i primi distretti del commercio nella città di Bergamo, in quella di Treviglio, sull'altopiano di Selvino e in Valgandino appunto. Un distretto che riunisce innanzitutto i comuni di Gandino, Leffe, Cazzano Sant'Andrea, Casnigo e Peia, che punta a riunire e motivare, perché no, promuovere non soltanto il territorio ma anche e soprattutto il mondo del commercio. Quindi chiamati a raccolta questa sera sono soprattutto i commercianti, gli esercenti, coloro che fanno del commercio la propria attività quotidiana qui nei nostri paesi, con tutte le difficoltà di questa situazione, e proprio da quelle difficoltà 10 anni fa è nato questo tentativo di promuovere il nostro territorio con un marchio univoco, quello appunto delle Cinque Terre, che contrassegna la nostra pagina Facebook e ovviamente anche il nuovo sito internet, ma anche un'app interattiva attraverso la quale comunicare non soltanto l'esistenza e la presenza di tutte le varie attività commerciali, ma anche e soprattutto tutti gli eventi che vengono organizzati in valle. Quindi una vera e propria sinergia sociale fra una componente che è commerciale, una componente che è sociale, quella delle associazioni di volontariato, sportive, ricreative, che davvero non si contano nei nostri paesi, e mettere tutto questo al servizio di una promozione territoriale efficace. Ne vediamo i riscontri, ne vediamo i risultati attraverso i contatti web, ma anche e soprattutto attraverso le presenze e i tanti eventi che vengono proposti. Lo sforzo di realizzare un nuovo sito internet non è indifferente. È importante sottolineare come i 5 comuni insieme hanno sostenuto anche l'aspetto economico, lo sostengono ogni anno in maniera compiuta, e questo ci consente davvero di guardare al futuro con speranza, con difficoltà, perché è inutile nasconderselo, non sono anni floridi per il commercio di vicinato, ma comunque provarci è davvero il primo passo per poterci riuscire. Il portale comunque già, quello precedente era di buonissimo livello. Come mai questa scelta? Ovviamente perché sappiamo, è un distretto con le Cinque Terre che ci tiene molto a essere presente anche sui social, e quindi essere aggiornati è importantissimo. Cosa prevede di nuovo questo portale? La parola chiave riguarda sicuramente i social e l'interazione possibile, non soltanto fra chi propone il contenuto ma anche fra chi lo crea, e questo qualcuno può essere un qualsiasi appartenente della Valgandino. In effetti si tratta di un biglietto da visita per chi la nostra valle non l'ha mai conosciuta, e giungendo magari anche dall'esterno, addirittura dall'estero, possa riconoscere la nostra valle e apprezzarne quali sono le peculiarità che a volte sono ancora poco conosciute dagli stessi residenti della valle. Non è un caso che ci sia una sezione del nostro sito che addirittura è multilingue, sono ben 8 le lingue in cui presentiamo il nostro portale, non soltanto l'italiano, l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, che se vogliamo sono le lingue più comuni, ma abbiamo anche pagine realizzate con gli ideogrammi cinesi, con i caratteri cirillici o anche in lingua araba. Questo ci apre prospettive concrete. Non più tardi dello scorso anno è arrivata da noi la TV russa, il primo canale della televisione russa, proprio per realizzare un documentario grazie alle nostre pagine in carattere cirillico ritrovate attraverso un motore di ricerca. Proprio in generale vogliamo mappare, abbiamo mappato tutti gli esercizi e i negozi della Valgandino in un'utile parte di ricerca, ma soprattutto in tempo reale aggiorniamo tutti gli eventi che vengono organizzati nella nostra valle. In maniera interattiva, dicevo, perché il dialogo con i social è costante, e attraverso l'hashtag Valgandino raccoglieremo anche le immagini che gli internauti pubblicheranno sui social, perché spesso troviamo immagini davvero fantastiche dei nostri luoghi e possiamo condividerle in rete anche attraverso questo sito. 10 anni in un minuto è un po' difficile riviverli, ma se si tira un po' il discorso, quali sono stati i ricordi più belli di questi 10 anni, cosa si può migliorare e cosa dobbiamo aspettarci da questo distretto? Ma
Sicuramente i ricordi più belli sono quelli degli inizi, dei primi anni in cui nacque questa legge regionale e si cominciò quasi per scherzo, quasi per scommessa, come se fosse una cosa fine a se stessa. È diventato un grande progetto che soprattutto ha unito i paesi e probabilmente quello delle Cinque Terre della Val Gandino e della promozione territoriale, il tema in cui si è davvero sperimentata la collaborazione stretta, fattiva, anche economica tra i comuni della valle. E questo è sicuramente un valore aggiunto che abbiamo saputo dare non soltanto al turista, all'escursionista, ma anche ai residenti e, come già ho detto all'inizio, al mondo del commercio. Sicuramente il momento importante è stato anche nel 2015, il momento di Expo 2015, quando siamo andati sui 180 giorni di esposizione, per circa 120 siamo stati presenti raccontando della nostra valle, delle sue specialità, non soltanto del mais spinato, ma anche di tutte le sue tipicità e tradizioni. Evidentemente ci sono ancora delle difficoltà nel coinvolgimento di tutti gli esercenti, tutti i commercianti, far comprendere come la vera concorrenza al giorno d'oggi per un negozio non sia quella del negozio della porta accanto o della via di fronte, ma che sia soprattutto per i grandi centri commerciali e, perché no, anche attraverso il web, dove ormai si può acquistare di tutto in un tempo praticamente reale. Quindi affrontare queste sfide, affrontarle tutti insieme facendo squadra, c'è al lavoro anche un'ipotesi di un'unica associazione commercianti per l'intera Val Gandino, sono sicuramente temi che continueremo a mettere sul tavolo e che soprattutto possono anche diventare davvero un ulteriore orizzonte da allargare per le prossime settimane. Ricordiamo il sito. Il sito è evidentemente un po' lungo ma facile da ricordare, www.lecinqueterredellavalgandino.it. Ricordo anche, per chi lavora sullo smartphone, la nostra app Visit Val Gandino, che consente di trasferire nel proprio smartphone in tempo reale gli eventi e anche tutta la mappatura dei negozi.